Oggi il cambio di frequenza è partito oggi, lo switch off dopo la nuova assegnazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di banda digitale. Chi avesse problemi nella visualizzazione del nostro canale deve provvedere alla risintonizzazione. Ecco perché mi dimetto. Antonio Sparaco spiega i motivi del suo passo indietro dall'istituto geriatrico Serraino Vulpitta. Il recupero della chiesa di San Pietro, l'ARS ha approvato un ordine del giorno che punta alla messa in sicurezza dello storico edificio di culto trapanese. Nati liberi, domani sera prima uscita ufficiale del movimento guidato da Cettina Montalto, che si appresta a lanciare la sua candidatura a sindaco di Erice. Verso Vicenza continua la preparazione del Trapani in vista della sfida di domenica contro la formazione del marsalese Pasquale Marino per la pallacanestro Trapani, oggi doppia seduta di allenamento. La battaglia dell'Egadi, nella seconda edizione del TG parleremo del convegno che si è tenuto questa mattina a Favignana all'ex stabilimento Florio in occasione dell'anniversario della battaglia dell'Egadi. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione del nostro notiziario. Come sempre, dopo i titoli, una piccolissima pausa e poi rientriamo in studio con tutte le notizie e gli approfondimenti. È partito oggi il cambio delle frequenze dopo la nuova assegnazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di banda digitale. Chi avesse problemi nella visualizzazione del nostro canale deve provvedere alla risintonizzazione. Ma vediamo il servizio. Oggi è scattato lo spegnimento delle vecchie frequenze e la riaccensione delle nuove disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito della riorganizzazione dei canali in Sicilia a seguito del nuovo spettro radioelettrico determinato da parte del MISE per la risoluzione delle controversie europee contestate all'Italia dai paesi esteri confinanti, Malta per quanto ci riguarda. Da qui il cambio di frequenza che interesserà i telespettatori di Telesud, visto che tutti i nostri impianti passano dal canale 31 al canale 29. A seguito di ciò, per continuare a seguire la programmazione di Telesud, coloro che non hanno la funzione di aggiornamento automatico nei propri televisori dovranno avviare la risintonizzazione manuale o automatica dei canali per continuare a vedere nella posizione del telecomando LCN 118 Telesud Trapani. Ma anche chi ha la funzione di aggiornamento automatico della ricerca canali potrebbe avere un disservizio, visto che i nostri tecnici stamattina hanno spento e riacceso gli impianti. E visto che generalmente la funzione automatica del riaggiornamento interviene alle 2 di notte, durante la giornata il segnale di Telesud potrebbe non essere visibile. Consigliamo pertanto di eseguire la risintonizzazione manuale. Ritroverete regolarmente alla numerazione 118 la dicitura Telesud Trapani. Poi potrete cambiarla nella numerazione che desiderate. Ci scusiamo con i nostri telespettatori per l'eventuale disagio. E adesso cambiamo argomento. Antonio Sparaco si è dimesso da presidente del Serraino Vulpitta. La sua decisione è arrivata in queste ore in una lunga e dettagliata nota inviata all'assessorato regionale alla famiglia e per conoscenza a tutti gli organi interessati dall'attività dell'istituto. Vediamo i servizi. Sparaco motiva la sua decisione rimandando alle scelte dell'amministrazione regionale anche per quel che riguarda i bilanci bocciati dall'assessorato alla famiglia. Antonio Sparaco è la guida dell'istituto geriatrico Serraino Vulpitta dal 2003. L'istituto oggi ospita circa 70 anziani e circa 130 migranti in accoglienza straordinaria. Dopo il suo passo indietro, la palla passa adesso al sindaco Damiano e al Consiglio Comunale di Trapani, chiamati a risolvere i tanti problemi dell'unica struttura pubblica che si occupa di assistenza agli anziani e agli ultimi. Questa mattina abbiamo chiesto a Sparaco il motivo di questa sua decisione. Il passo indietro secondo me è doveroso per due aspetti. Uno, perché tutte le strutture istituzionali, gli enti istituzionali hanno bisogno di un ricambio. 13 anni sono tanti di lavoro con grandi sacrifici. Questo è un settore che soffre tantissimo la crisi finanziaria del paese. Il nostro interlocutore privilegiato è la regione siciliana. La regione sta vivendo a sua volta un grande momento di crisi, di cambiamenti istituzionali, di finanziarie, e il settore purtroppo ne sta vivendo le conseguenze. Non ci sono più soldi per quanto riguarda questo aspetto della vita sociale, cioè gli anziani. Gli anziani sono stati probabilmente dimenticati in questo momento. Credo che vada ridisegnata
tutta l'assistenza, dai minori agli anziani alle fasce più deboli. Per quanto riguarda il nostro problema specifico, che è legato alla bocciatura di due bilanci consecutivi, il 2014 e il 2015, con delle motivazioni incredibili, incomprensibili, fra l'altro a cui noi abbiamo dato tutte le delucidazioni possibili e anche giuste, non si può andare più avanti. In dodicesimi un'amministrazione di questo tipo non può andare avanti. Fra l'altro avevamo intrapreso un percorso virtuoso di risistemazione del nostro bilancio, del nostro disavanzo, stiamo recuperando il disavanzo con le nostre risorse, perché la Regione ha tagliato totalmente i contributi sia sul personale che sul disavanzo, per cui il mio è un segnale forte solo ed esclusivamente per questi due motivi: uno, per stimolare un nuovo ricambio in amministrazione; due, per dare la possibilità alla Regione probabilmente di riflettere, perché questo non è il modo di andare avanti. Approvato all'ARS un ordine del giorno proposto dall'onorevole Mimmo Fazio per interventi urgenti alla Chiesa di San Pietro di Trapani. Vediamo. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo della Regione ad attivare urgenti interventi strutturali di manutenzione straordinaria della Chiesa di San Pietro a Trapani. La richiesta della procedura d'urgenza è con una spesa di 100.000 euro ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale numero 20 del 2003 per l'utilizzo di fondi ex articolo 38 dello statuto regionale, è stata avanzata dagli onorevoli Mimmo Fazio e Marco Falcone, rispettivamente presidenti del gruppo misto e di Forza Italia. Obiettivo dell'intervento, si legge nell'ordine del giorno approvato all'ARS, è di mettere in sicurezza la chiesa e scongiurare il rischio di crolli su alcune aree della struttura. Il parlamentare ha auspicato l'accoglimento da parte del governo della richiesta arrivata dal Parlamento siciliano, passando quindi alla fase operativa con la predisposizione di un progetto esecutivo. L'onorevole Fazio ha ricordato come la chiesa di San Pietro abbia origini antichissime, con un impianto e le architetture che rimandano agli interventi settecenteschi di Giovanni Biagioamico. È stata una basilica paleocristiana e poi in epoca normanna il più importante edificio di culto della città. Oggi la chiesa aperta al culto è nota in tutta Europa per l'organo della Grassa, strumento unico nel mondo. Le ragioni dell'intervento stanno anche nella necessità di preservare l'edificio come scrigno di questo prezioso strumento e di altre opere d'arte, oltre che nella urgenza di dare sicurezza strutturale ad alcune parti che sono soggette a crolli. Da qui l'urgenza di intervenire subito, prima che l'edificio possa essere chiuso al culto. Il sindaco di Trapani, Vito Damiano, ha partecipato ieri a Milano alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2016 di Panorama d'Italia, la Live Media Experience del settimanale Panorama. Vediamo i dettagli nel servizio. Alla conferenza stampa tenuta presso il Megastore della Mondadori di Piazza Duomo erano presenti, oltre il direttore di Panorama Giorgio Mulet, i presidenti delle regioni Lombardia, Maroni e Liguria Toti, oltre i 10 sindaci delle città prescelte e che la rivista si prefigge di fare conoscere sotto ogni aspetto, tra cui c'è Trapani, unica in Sicilia, nel tour del settimanale, che farà tappa in città dal 23 al 26 novembre per andare in edicola e sul sito dal 17 novembre. Il sindaco Damiano nel suo intervento ha evidenziato le peculiarità e le attrattive della città, viva e vitale, che prosegue nel suo percorso di sviluppo e crescita e che merita, per le sue mille risorse naturali, paesaggistiche, artistiche, architettoniche, enogastronomiche, ha rimarcato il primo cittadino, di essere scoperta e vissuta nel corso dell'intero anno. Damiano si è quindi soffermato sulla imperdibile opportunità che non poteva essere trascurata, sottolineando proprio gli aspetti che rimandano alla promozione del territorio attraverso un'importante e diffusa rivista di rilevanza nazionale, con tutti i conseguenziali effetti benefici sia sulla economia locale che alla stessa immagine della città. La notizia dell'inserimento della città di Trapani in Panorama d'Italia è stata commentata con soddisfazione dal senatore Antonio D'Alì, che ha ribadito come la città di Trapani abbia tutte le carte in regola, sotto diversi profili, per fare parte di quella Italia migliore e di quelle eccellenze del paese che saranno oggetto della ricerca editoriale di Panorama. Ieri pomeriggio presso i locali dell'Accademia di Belle Arti Candischi di Trapani è stato presentato il nuovo libro di Sebastiano Tusa dal titolo Sicilia archeologica, i caratteri e i percorsi dell'isola dal Paleolitico all'età del bronzo negli orizzonti del Mediterraneo. Presenti all'incontro il gruppo archeologico Trepanon e l'associazione Archeoegades.
Ma è un libro un po' autobiografico perché parla delle mie prime esperienze di archeologo in Sicilia, partendo anche da mio padre, quindi dall'eredità un po' paterna, per poi passare attraverso alcuni dei principali temi della Sicilia, soprattutto preistorica, l'arte rupestre, la presenza micenea in Sicilia, il bicchiere campaniforme, i vari insediamenti preistorici del Trapanese, le grotte, quindi diciamo è un'antologia un po' di principali tematiche riguardanti la preistoria siciliana, però ecco trattati in maniera divulgativa, cioè non prettamente scientifica, anche se non banale ovviamente, ma comprensibile a tutti. Cioè, ho voluto fare un libro che fosse comprensibile anche a chi non è addetto ai lavori, ma ha la passione per l'archeologia e per la Sicilia. Adesso parliamo invece dell'iniziativa politica del Movimento Nati Liberi, che si appresta a fare la prima uscita ufficiale per lanciare la candidatura a sindaco della consigliera Cettina Montalto. Vediamo sapizi. Domani sera alle ore 21 nei locali di via Cesarò a Casa Sant'Erice sarà presentato ufficialmente il Movimento Civico Nati Liberi, coordinato dalla consigliera comunale Cettina Montalto, che si appresta a candidarsi a sindaco di Erice alle prossime elezioni amministrative del 2017. Nel corso dell'incontro di domani sera sarà avviato il confronto sul programma elettorale e saranno eletti gli organi statutari. Sull'iniziativa abbiamo sentito Alessandro Manuguerra, responsabile del gruppo giovani del Movimento Nati Liberi. Il nostro movimento nasce dal presupposto a un obiettivo ben specifico, che è quello di creare una differenza fra la partitocrazia imperante che ha dominato questi anni l'Italia, non solo, soprattutto Trapani ed Erice, e creare un rinnovamento totale. Il rinnovamento totale nasce dalla gente. La gente deve partecipare in maniera concreta e adeguata alla vita pubblica. Il nostro movimento è formato da persone assolutamente normali, libere, che ha come scopo quello di eseguire le problematiche della gente, quello di risolverle, quello di aiutare la gente. Noi dialoghiamo a 360 gradi con qualunque tipo di movimento e partito politico che voglia dialogare con noi. Il nostro candidato sindaco del comune di Erice è ovviamente la consigliera attuale di Erice, Cettina Montalto, una persona squisita che sta sul territorio e combatte tra la gente di giorno in giorno, combatte in tutti i rioni, in tutti i posti del comune di Erice. Il sindaco delega di Giuseppe Pagotto ha chiesto l'intervento del ministro della giustizia Orlando per scongiurare la soppressione della base navale della polizia penitenziaria di Favignana. Si tratta del terzo intervento del primo cittadino nel giro di poche settimane per sostenere le richieste della UILPA, Polizia Penitenziaria Sicilia, il cui segretario Gioacchino Veneziano, oltre ad avere prodotto delle note dettagliate volte a scongiurare l'ipotesi di soppressione della base navale della Polizia Penitenziaria di Favignana, ieri ha organizzato una raccolta firme sull'isola in cui circa 500 persone si sono espresse in difesa della base navale. Pagotto, dopo aver chiesto l'intervento del governo nazionale affinché le motovedette rimangano a presidio di sicurezza dell'arcipelago, dove svolgono anche servizio di protezione civile e dove contribuiscono a tutelare l'area marina protetta più grande d'Europa, si è rivolto adesso al Ministero della Giustizia Andrea Orlando per ribadire la necessità di mantenere il servizio sull'isola come strumento di controllo dell'arcipelago e presidio di legalità per il territorio isolano. La base navale della Polizia Penitenziaria a Favignana è presente da più di 6 lustri e ha svolto più di 100 interventi in occasione di malori o incidenti sia in mare che sulla terraferma, essendo anche impegnata nei casi di sbarchi di migranti. Negli ultimi 4 anni, a partire dal 2012, anche nella sorveglianza dell'area marina protetta più grande d'Europa. Si è tenuta questa mattina al seminario vescovile di Trapani la proiezione del film dal titolo Il figlio dell'altra, a cui hanno preso parte gli istituti alberghiero di Erice, l'istituto Pagotto, di Stefano e Simone Catalano. La proiezione del film rientra nell'ambito del progetto Insieme scegliamo la pace, promosso dall'Associazione contro tutte le violenze, presieduta da Aurora Ran. E questo pomeriggio alle 16.30 presso la sala conferenze di Confindustria Trapani si terrà un convegno dal titolo Turisti per cosa? L'incontro affronterà i temi del turismo in provincia di Trapani e nella Sicilia occidentale, chiamando a confronto operatori e rappresentanti delle categorie. Tra gli altri interverranno il presidente dell'Airgest Franco Giudice, l'amministratore delegato della GESAP Giuseppe Mistretta e il presidente del distretto turistico Sicilia occidentale Giuseppe Pagotto.
Andiamo avanti con i servizi. Missione di cooperazione tecnico-scientifica in Guinea del distretto della pesca. Vediamo. Si è appena conclusa la prima tappa di incontri in Africa del presidente del distretto della pesca, Giovanni Tumbiolo. Dopo l'incontro con i funzionari libici, Tumbiolo ha guidato una delegazione che ha incluso esperti scientifici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, finalizzata a definire un accordo di cooperazione scientifica e tecnica nella filiera ittica. La creazione di un distretto pesca in Guinea equatoriale è stato al centro degli incontri della delegazione con il primo ministro Vicente Hate Tomi e con il ministro della pesca e dell'acquacultura del paese africano Stanislaw Domalavo. La delegazione è stata accompagnata dall'ambasciatore in Italia Cecilia Obonondongo. Dopo i recenti incontri di ottobre all'Expo di Milano e al Blue Sea Land di Mazara del Vallo, questa, ha spiegato Giovanni Tumbiolo, è stata una tappa fondamentale per definire un piano di investimenti commerciali finalizzato al progetto di cooperazione tecnica e scientifica che sarà molto utile per tanti operatori. Il piano prevede investimenti per 70 milioni di dollari. 5 barche siciliane si recheranno a breve nel Golfo di Guinea per svolgere un'attività esplorativa di 12 mesi. Il primo ministro Tomi ha espresso la sua gratitudine per l'impegno in Africa del distretto siciliano. Dal 28 marzo un'altra importante missione in Ghana e Costa d'Avorio di imprese distrettuali sarà accompagnata dai consoli in Sicilia, Francesco Campagna e Ferdinando Veneziani. La missione fa seguito ai protocolli di intesa firmati fra il distretto e i ministri della pesca dei due paesi africani. Da domani fino a domenica 13 marzo torna nelle piazze d'Italia il tradizionale appuntamento con le uova di Pasqua AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma Onlus. A Trapani i volontari dell'AIL vi aspettano in piazza Vittorio Veneto per rinnovare la speranza con un gesto di solidarietà ed amore. A Trapani numerose sono le attività inerenti alla raccolta fondi allo scopo di finanziare principalmente la ricerca ma anche i servizi nel territorio trapanese, come ad esempio il servizio transfer gratuito per i malati che da Trapani sono costretti a recarsi a Palermo per le visite e le terapie del caso. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la sede AIL di Trapani in via Rosmini 15. E adesso pubblicità e poi rientriamo con lo sport. E adesso passiamo allo sport. Il Trapani ha ripreso ieri mattina la preparazione in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Vicenza. La situazione infortunati vede il recupero di Matteo Scozzarella e la frattura invece al naso di per Yannis Cavagna, rimediata durante la seduta di allenamento pomeridiana di ieri, mentre Ernesto Torregrossa sta recuperando dall'infortunio al polpaccio. Per oggi prevista una seduta di allenamento pomeridiana, ma andiamo a vedere nel servizio la nostra prossima avversaria. Le scorribande di Giacomelli sulla fascia sinistra ci fecero penare tantissimo all'andata, risultando determinanti per un 1-2 finale contro il Vicenza. Una sconfitta casalinga addolcita solo dalla parabola di De Vita, che rilanciò il Trapani nel finale. Lo scorso anno a Vicenza fu una delle punte più alte della crisi del Trapani di Boscaglia. Era il 24 gennaio del 2015 e ne prendemmo 3 senza mai abbozzare uno straccio di reazione. Questa volta potrebbe andare in maniera diversa. Serse Cosmi sostiene che sia difficile trovare un sistema reattivo efficace dopo quanto accaduto sabato scorso, ma di fronte a sé il Trapani troverà una squadra che prova a giocare a calcio nonostante la sua classifica deficitaria. Insomma, potrebbero esserci ancora spazi importanti per Petrovic e compagnia, e magari spazi mentali anche per noi, per azzerare l'amarezza di sabato scorso. Chissà. E a dirigere l'incontro Vicenza-Trapani, che si disputerà come dicevamo domenica alle 17.30, sarà il signor Davide Gersini della sezione di Genova. Gli assistenti saranno Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale e Vincenzo Soricaro di Barletta, quarto ufficiale Luca Candeo della sezione di Este. E adesso passiamo al basket. Prosegue il lavoro della Pallacanestro Trapani in vista del sesto impegno esterno del girone di ritorno contro Biella. Per oggi in programma una doppia seduta di allenamento per i ragazzi di coach Ducarello. Ma vediamo chi è Biella nel servizio. La sfida di domenica contro Biella in trasferta non è delle più semplici. Dopo una settimana di sosta dovuta al Final Eight di Coppa Italia e con la vittoria contro Casale Monferrato ancora nei ricordi, la squadra di Ducarello ormai sa che dovrà affrontare 6 finali per cercare di agguantare i playoff.
All'andata i granata in casa misero a segno una bella vittoria. 98-82 è il risultato finale di una partita che per Biella ha visto Ferguson realizzare 35 punti. La pallacanestro Trapani aveva puntato sul gioco di squadra, dove ad emergere erano stati i soliti noti, Renzi e Meis. All'andata Coach Carrea aveva avuto a disposizione Mike Hall, oggi infortunato. La cosa più importante da tenere in considerazione è il fatto che le due compagini siano appaiate in classifica a quota 24 punti. Ormai ogni risultato può determinare l'andamento della fine del campionato. La squadra di coach Ducarello dovrà quindi sfruttare ogni occasione per accumulare punti, a partire proprio da domenica. 30 conferenza stampa di coach Ugo Ducarello presso la sala stampa Cacco Benvenuti del Palacona, nel corso della quale interverrà anche Damian Filloni. E chiudiamo con gli appuntamenti sulla nostra emittente. Questa sera alle 20.30 e alle 23 andrà in onda Agora. Argomento della trasmissione sarà la processione dei misteri 2016. Ospiti di Wally Cammareri saranno Vito Dolce, presidente dell'Unione Maestranze di Trapani, Vice Ruggirello dell'Unità Alzi, sottosezione di Trapani, e Nello Savalli del comitato processione dei misteri di Erice. Mentre alle 21.30 e a mezzanotte un quarto appuntamento con Babele le grandi storie, ospite del dottor Enzo Tartamella sarà Monsignor Gruppuso Paolo, parroco della cattedrale di San Lorenzo di Trapani. Con questo è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, ma dopo la pubblicità ritorniamo in diretta con la nostra seconda edizione.